Allora, siamo con Francesco Marano. Allora, quarta vittoria consecutiva, una grande casertana che ha annientato un Sorrento che è sembrato piccolo piccolo, probabilmente anche grazie alla vostra furia nei minuti iniziali. Dopo 20 minuti e la gara sembrava già chiusa. Sì, hai perfettamente ragione. Noi fondamentalmente siamo sempre noi a complicarci un po' le partite, l'andamento de delle partite. Purtroppo oramai è una costanza che dobbiamo soffrire fino alla fine. Secondo me sarebbe una cosa molto eccezionale, rara, non soffrire, però l'importante è portare i 3 punti in casa, fuori, eccetera. E sul Sorrento effettivamente noi... Ma io lo dico da parecchio, abbiamo dei primi tempi importanti, importanti dove mettiamo la squadra avversaria nella loro metà campo. Poi nei secondi tempi diciamo soffriamo, ma relativamente, perché è normale che noi comunque il primo tempo perdiamo molte energie proprio anche fisiche, però come ho detto siamo anche abbastanza esperti nel saper gestire queste difficoltà, tra parentesi, se così le vogliamo chiamare. Grande primo tempo da parte della Casertana, ripresa un po' più equilibrata, campo fangoso, ovviamente poi subentra anche un po' di stanchezza. Ecco, forse come dicevi te, la gara si poteva chiudere un po' prima invece di soffrire nel finale. Sì, hai perfettamente ragione. Purtroppo, come ho detto ad altri colleghi, fare una partita del genere, soprattutto questa domenica in questo campo, equivale a aver fatto 2 partite in una, veramente. Oggi effettivamente è stato un qualcosa di abbastanza proprio pesante, nel vero senso della parola, sia teorica che pratica proprio. Per cui, però noi veramente andiamo, devo elogiare effettivamente il nostro gruppo, perché andiamo oltre tutte, diciamo, tutte queste, questi piccoli handicap che poi possono effettivamente fare la differenza, soprattutto per una squadra che bene o male risulta essere abbastanza palleggiatrice, per cui dovrebbe preferire un campo abbastanza, diciamo, non dico ottimo, ma normale. 18° risultato consecutivo, la Casertana ormai non si ferma più. Ma io penso che sicuramente sia un qualcosa di importante, e questo fatto secondo me a noi implicitamente ci dà ancora una scossa in più. Noi una confidenza negli spogliatoi non ne parliamo proprio, può capitare una volta, ma non, però secondo me è proprio questa la forza, anche non pensarci, però ognuno di noi sa che stiamo facendo un qualcosa di importante. È forse grande dirlo, però comunque un piccolo pezzo di storia della Casertana lo stiamo scrivendo.